stato l'anno scorso il rinnovo di questo accordo quadro internazionale che prevede molte linee di sviluppo. Abbiamo fatto tante progettazioni insieme per costruire una cultura del sud del Mediterraneo, per costruire progetti di sviluppo sostenibile in tutti gli ambiti, quello delle infrastrutture, quello turistico, quello sociale e anche quello della mobilità giovanile. La città metropolitana mette in campo 10 milioni di euro che sono stati finanziati dal Ministero del Made in Italy per sviluppare idee e progetti degli enti locali ma anche di 27 imprenditori locali che potranno quindi lanciarsi su un nuovo modo di vedere il nostro territorio più ecosostenibile sia dal punto di vista turistico che culturale. Il prossimo appuntamento concreto in cui continueranno gli scambi saranno alla Fiera di Marsiglia, una fiera internazionale di grande respiro che vede come ospiti il Comune di Genova e Città Metropolitana che hanno la possibilità di promuovere il territorio e i produttori locali in uno stand dedicato e quindi poi dopo avremo la possibilità di incontrarci e portare avanti i progetti che abbiamo in essere, nuovi, diversi, perché ci piace sempre rilanciare. Abbiamo portato le nostre scolaresche a Marsiglia a vedere le Camp de Mille, a parlare di Shoah, adesso porteremo i ragazzi francesi, per esempio, a Genova. A parlare di cosa? Ve lo diremo più avanti. Sono molti anni che intratteniamo una relazione privilegiata tra Città Metropolitana di Genova e Dipartimento delle Bocche del Rodano che oggi rappresento. Abbiamo un accordo di cooperazione decentralizzato che speriamo di poter rifirmare presto. Siamo molto felici di essere accolti dalla calorosa squadra di Genova. Dalla bella equipe della ville di Genova. Ricordo che il nostro accordo di collaborazione è il risultato di sforzi congiunti per promuovere lo sviluppo sostenibile, la cooperazione e lo scambio di conoscenze. È stato rinnovato lo scorso anno e in questo incontro tecnico rappresenta il primo passo verso la finalizzazione del piano d'azione pluriennale previsto dell'accordo. Riteniamo che sia strategico questo rapporto anche perché sono due città vicine che condividono molto a livello culturale, quindi partendo dalla cultura e anche contaminando quelle che sono le proprie iniziative nei due diversi territori, facilitando quello che è il riavvicinamento per un periodo che probabilmente ci ha visto magari un pochino distratti, sicuramente sarà foriero di nuove opportunità in virtù del fatto che comunque sono due città che condividono un interesse legato al mare, un interesse legato alla cultura, alla storia, una città che possono chiaramente lavorando a sistema valorizzare un aspetto culturale che è davvero per noi strategico.